Un secolo prima di Colombo, nel periodo del massimo splendore di Venezia, due uomini affrontano un viaggio straordinario nel profondo nord sulle rotte commerciali vichinghe fino alle coste del Canada. Un'antica mappa che riporta isole misteriose, un principe della casata Sinclair e il documento originale dei viaggi di Nicolò e Antonio Zen, o Zeno, per molto tempo ritenuto un falso. Recenti indagini, tuttavia, ribaltano completamente le accuse e forniscono nuovi importanti elementi che confermano il racconto dei due esploratori. Chi erano questi uomini straordinari? Cosa scoprirono? E perché la loro storia fu soggetta alla damnatio memoriae fin dal XIX secolo? Alla Biblioteca Marciana di Venezia in Piazza San Marco è conservato un libro del 1558, dello scoprimento delle isole Frislanda, Islanda, Engroneland, Estotiland e Icaria, fatto sotto il polo artico dai due fratelli Zeni. Nell'introduzione si spiega che la storia è stata scritta da Nicolò Zen il Giovane, pronipote di Antonio e Nicolò Zen, i due navigatori, le cui gesta sono descritte nel testo. L'autore riferisce di aver rinvenuto 5 lunghe lettere dei suoi avi nella biblioteca di famiglia e di aver potuto così procedere a un attento editing del racconto, aggiungendo parti di testo mancante di suo pugno per collegare i brani delle lettere. Con rammarico aggiunge che, avendole trovate da bambino nella biblioteca di famiglia, non comprendendone il valore, le aveva irrimediabilmente rovinate, così che una discreta parte delle informazioni era andata perduta. Nel XVI secolo, Venezia era divenuta la capitale mondiale dell'editoria e i racconti di viaggio si confermavano sempre tra i libri di maggior successo. Nicolò il Giovane desiderava dare lustro alla famiglia, facendo conoscere le gesta dei suoi avi. Al testo aggiunse a corredo una cartina nautica nello stile dell'epoca, che passò alla storia col nome di Mappa di Zeno. Si tratta di una normale carta geografica del XIV secolo, in cui sono distinguibili chiaramente la Norvegia, la Svezia, la Groenlandia e l'Islanda, grazie anche ai rispettivi toponimi riportati sulla carta. Ma sono presenti anche isole misteriose, di cui nessuno all'epoca aveva sentito parlare. Frislanda, Icaria, Estotilanda e addirittura le coste dell'area geografica di Terranova, nell'odierno Canada e parte delle zone più a sud. La mappa conteneva tuttavia evidenti errori di posizionamento in latitudine e longitudine, così che alcune isole in seguito ritrovate nella realtà non risultavano alle giuste coordinate geografiche. Ad ogni modo, il libro ebbe un certo successo e cominciarono a diffondersi varie edizioni che giunsero nelle mani di Gerard Kremer, il grande cartografo più noto come Mercatore, che ne fu incuriosito e utilizzò la mappa di Zeno per la sua Mappa moderna del mondo del 1569. A causa di ciò, le isole misteriose della mappa di Zeno continuarono per qualche tempo ad essere rappresentate nelle cartine geografiche e mappe nautiche. Nel 1570 il testo della versione inglese fu presentato alla regina Elisabetta dal matematico, astrologo e cartografo di corte John Dee, grande amico di Mercatore. La sovrana cercava nuove terre da conquistare e si mostrò interessata a quella insolita carta con terre di cui non aveva mai sentito parlare. Dopo essersi consultata con esperti geografi e navigatori, diede ordine di approntare una spedizione alla ricerca di Frislanda con a capo il corsaro Martin Frobisher. Tuttavia l'isola misteriosa continuò a rimanere tale. Frobisher, nonostante 3 tentativi, non la trovò mai. Frislanda continuò a rimanere un mistero per i navigatori fino al 1787, quando il geografo francese Jean-Nicolas Bouache, nel suo studio Mémoire sur l'Isle de Frisland, osservando la latitudine approssimativa dell'isola, suggerì la possibilità che si trattasse dell'arcipelago delle Faroe, o isole Feringe. Successivamente il geografo tedesco Heinrich Peter von Eggers confermò l'ipotesi mediante il confronto del testo di Nicolò il Giovane con i toponimi delle isole Faroe, Monaco per Munch,
Sudero per Suteroi, Nordero per Nur-Adalur, Andefjord per Arnafjord e altri. La colonizzazione vichinga delle isole era avvenuta intorno al IX secolo e l'arcipelago fu chiamato Faroe Island, isola delle pecore. La conclusione a cui gli studiosi giunsero è che Nicolò Zen, scrivendo le sue lettere, abbia contratto il nome, probabilmente pronunciato velocemente in veneziano medievale, Faroe Island, Friesland, Frieslanda. Questa tesi sembra essere la più interessante e probabile. Tuttavia, Nicolò il Giovane contribuì al problema riportando in posizione errata l'arcipelago di Frieslanda. È anche possibile che per disegnarla l'autore abbia utilizzato la carta di Matteo Prunes del 1553, in cui appare un'isola chiamata Fixlanda in una posizione simile. Proprio per questo, nel 1835, l'ammiraglio danese Christian Zahrtmann affermò con veemenza che i viaggi dei fratelli Zen erano un falso ben architettato, criticando anche altri dettagli del racconto. E solo 40 anni più tardi, la Royal Geographical Society fu in grado di dimostrare il contrario. Tuttavia, ancora oggi, i viaggi di Antonio e Nicolò Zen sono considerati poco più che una favola. Sono stati necessari l'indagine accuratissima e i viaggi del professor Andrea de Robilant, docente all'American University of Rome, che ha ripercorso le rotte degli Zeno per ricomporre un puzzle distorto e incompleto e donare ai navigatori veneziani il posto che meritano nella storia. Il suo libro Venetian Navigators, The Voyages of the Zen Brothers to the Far North costituisce un'eccellenza in questo genere di studi perché associa la ricerca storica e archivistica, la visita sul campo e l'indagine presso archivi e con l'ausilio di esperti locali che, come vedremo, darà risultati fondamentali. Ma chi erano questi uomini così coraggiosi da raggiungere le terre sconosciute dell'estremo nord? Gli Zen erano tra le famiglie più antiche, nobili e famose di Venezia. Secondo alcune fonti giunsero in città nel IX secolo, contribuendo alla crescita e alla potenza della città per tutto l'arco della sua storia, sempre protagonisti in politica, nel commercio e nella difesa della laguna. Nicolò, Antonio e il fratello Carlo, ammiraglio ed eroe della guerra contro Genova, vissero nel periodo d'oro della Repubblica, quando la Serenissima dominava sull'Adriatico, il Mediterraneo, fino al Mar Nero e oltre. Era un periodo straordinariamente fiorente e il mecenatismo delle famiglie patrizie attirava in città i migliori artisti dell'epoca. In questo clima estremamente dinamico e pieno di entusiasmo per i viaggi di esplorazione, il governo della Serenissima si rendeva perfettamente conto della necessità di espandere le proprie rotte commerciali verso altre latitudini, seguendo la pratica mercantile sempre efficace del diversificare gli investimenti. Il Mediterraneo, le vie nel Mar Nero verso Trebisonda e la Crimea, le isole di Grecia e Cipro, erano rotte da mantenere al prezzo di guerre e scontri continui con le altre potenze navali e spesso l'impero ottomano costituì il muro finale dell'espansione a est. Ma nel nord Europa, nonostante il potere della Lega Anseatica, c'era ancora spazio per Venezia, che già nel XIV secolo inviava regolarmente le sue galee in convogli militari di 7-8 navi oltre le colonne d'Ercole per aprire nuove vie commerciali. Nel prossimo video scopriremo il viaggio straordinario di Nicolò Zeno.